Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so, è da tantissimo tempo che non faccio video, però c'è un motivo, è che mi sto trasferendo, quindi mi viene difficile fare i video in questo momento. Ho anche chiuso il negozio Etsy per un bel po' di tempo, ma spero di riaprire e di ricominciare a fare i video il prima possibile. E io sinceramente non vedo l'ora. Questo video lo sto facendo mentre che sono ancora in Sicilia. Ma mi sto trasferendo a Milano, quindi adesso vi faccio vedere dei prodotti che ho avuto in collaborazione e che ho anche acquistato alcuni. Vi faccio per prima vedere questo, che è il prodotto, cioè chi me l'ha mandato, prodotto artigianale o Made by Personalizzami. Su Facebook lo trovate come Personalizzami. Praticamente si è dimenticato di mettermi il bigliettino da visita, quindi troverete giù in info box tutti i suoi dati, dove potete trovarlo, dove potete contattarlo, eccetera, eccetera. Sono molto molto contenta di questa collaborazione perché ho avuto dei prodotti veramente spettacolari, sono veramente belli e mi piacciono un sacco. Come vi ho detto, il negozio si chiama Personalizzami. E adesso vi farò vedere pian pianino tutto quello che mi è arrivato. Per prima cosa, però, voglio farvi vedere questi quattro che sono stati fatti proprio per me. Gliel'ho chiesti io, sono bellissimi. Questi sono dei portachiavi con i nomi dei miei cuccioli: Gara, che è il mio Akita, il mio cucciolo, quello piccolino. Questo qui, questi due veramente sono per i miei coniglietti. Sirio, che è quello che avevo prima, che spesso vedete in foto, che è quello tutto nero, che purtroppo adesso è sul ponte dell'arcobaleno, è morto. E questo è per Mattiolina, che è il mio attuale coniglietto, quello tutto bianco con le macchie nere, sarebbe il pandaniglio, quello che vi scrivo sempre che è un piccolo panda. E questo è per la mia principessa Sakura, che è l'altro mio Akita, la mamma di Gara. E questi sono spettacolari, li ho fatti fare apposta per loro, per tenerli sempre con me, ma non li userò mai, li terrò magari appesi nel mio futuro studio. E questi li mettiamo qui così almeno li vedete. Allora, poi continuiamo. Queste sono tutti le nuove forme che ho fatto fare. Alcune sono in collaborazione, altre le ho acquistate. Ovviamente non so quali ho acquistate e quali sono in collaborazione. Comunque, 10 me le ha omaggiati lui per questa bellissima collaborazione. Adesso cominciamo e vi farò vedere tutto quello che ho fatto fare. Allora, cominciamo con questa forma, con scritto Love, semplicissima. Ma mi piaceva un sacco avere anche qualcosa di semplice. Sapete che io sono complicata in tutto, almeno ogni tanto qualcosa di semplice ci vuole. Ops. Ve l'appoggio qui sul scuro così lo vedete meglio ed è veramente stupenda, mi piace un sacco. Ho messo apposta questo sfondo scuro così potete vedere meglio le forme ed è bellissima. Andiamo avanti. Poi c'è questa qui a forma di cupcake. Ed è un cameo, come potete vedere, mi piace tanto. Eccola qui. Ovviamente troverete queste forme in futuro sul mio Etsy shop. Poi queste quattro che me le ha omaggiate, di queste sono sicura perché li desideravo molto, sono i semi delle carte da poker e sono quadri, picche, fiori e cuori. Sono molto carini, li volevo da tantissimo e ogni volta mi dimenticavo di farli fare. Sono veramente belli, li mettiamo qui. Poi c'è questa, una normalissima zampetta, molto carina, semplicissima. Poi ci sono questi due che sono accoppiati, non so ancora se venderli insieme o separatamente, e sono Lilo e Stitch. Sono troppo carini e pucciosi. Magari così si vedono meglio. Eccoli qui, Lilo e Stitch. Poi abbiamo questa che è una sirenetta, una sirena. Adoro le sirene, come sapete. Poi c'è questo. Aspettate che lo metto nel verso giusto. Con scritto Trick or Trick, dolcetto scherzetto. Sono ovviamente lucidissime e bellissime.
Mi piace tanto questa. Poi c'è questa qui con scritto, aspettate, Alo Mora. Mi piace tanto. Molto caruccia. Aspettate che vado spostando le cose se no non ci entrano. Ok, poi abbiamo un'altra coppia. Aspettate che cerco l'altro. Ecco qui. Sono Daenerys e Khal Drogo. Sapete che questi io già li avevo, ma li ho fatti rifare perché quelli che avevo non mi piacevano. E sono veramente carinissimi. Adoro questo coppio. Li adoro. C'è scritto My Moon and Stars, Moon of My Life, cioè mio sole e stelle e luna della mia vita. Stupendi. Poi c'è questo cameo qui, così lo vedete meglio. È molto particolare con tutti questi fiorellini. Mi piace tantissimo. Bello. Poi c'è questa, che è una conchiglia. Obiettivamente è una delle poche conchiglie che mi sia piaciuta di tutte quelle che ho visto. Poi un'altra coppia, anche questa non so se venderli accoppiati o singolarmente, e sono Jack Skeletron e Sally. Io li adoro. Sono stupendi, mi piace tanto. Poi abbiamo questo leone. Aspettate che mette bene a fuoco. Ecco qui. È molto carino. Poi questa scritta qui, Halloweenesca, con scritto Spooky, spettrale. Poi abbiamo questa stella marina e quest'altra stella marina. Sono diverse, ma entrambe molto carine. Preferisco più questa che è più particolare. Come sapete, io adoro le cose più particolari, ma sono entrambe carine. Poi abbiamo questa fatina, molto carina. Ecco, così la vedete meglio. Mi piacciono tanto le fate. Poi un'altra base cameo. Eccola qui, aspettate. Quest'altra base cameo molto attiva, ma ho potuto farle solo adesso. Era da tanto che ce l'avevo pronta questa base, ma non ho potuto farla prima per via del fatto che mi sono trasferita. Poi c'è questo qui con questi alberi. Questo yin yang con questi alberi. Bella. Poi ancora. Ops, si tuffano. Poi ancora abbiamo questo unicorno, molto semplice, ma è tanto caruccio. Come vedete, sono lucidissimi, infatti si vedono le impronte delle mie dita. Molto carino. Poi questo. Ecco, questo fantasmino. Halloween. Poi ancora questo cameo a forma di carrozza. Mi piace tanto, è troppo carino questo. Lo avevo visto da tantissimo e non vedevo l'ora di realizzarlo. E poi per ultimo di questa serie, questa dov'è? Questa planchette Wii. Ops, l'ho messo al contrario. Questa no, come si chiama? Questa tavoletta Ouija. Con questi due teschi e tutto l'ambaradan dentro. È molto carina, mi piace un sacco. Adesso non sono ancora finiti e vi voglio mostrare altre forme che ho fatto fare, però con l'aiuto e la collaborazione, ancora un'altra collaborazione con una grafica che si chiama Elisa Bisceglia. Vi metterò ovviamente giù in info box anche i suoi link. Della sua pagina Facebook e magari anche del suo Instagram, così potrete anche contattarla. Lei non fa soltanto questi tipi di lavori di grafica, ma fa anche bigliettini da visita, tag personalizzati, come si chiamano, stickers, fa tantissime altre cose che potrete vedere sulle sue pagine. Quindi vi faccio vedere cosa mi sono fatta fare continuando. Le pergamene di Game of Thrones, abbiamo Winter is Coming della famiglia Stark, è il motto degli Stark, e
ed è bellissimo, guardate quanto è carino. Poi, questo lo metto qui. Poi continuiamo e abbiamo, vabbè, qui, un bowed, un bent, un broken della famiglia Martell, povero Oberyn, non pensiamo a queste cose brutte. Poi ancora, per finire le pergamene, abbiamo All is the Fury dei Baratheon, ecco qui lo vedete meglio, ed è stupendo, io l'adoro. Questi tre. Abbiamo l'ultima pergamena della famiglia Targaryen, Fire and Blood. Ne manca soltanto una che ho dimenticato io ed è quella degli Arryn. Ma no, veramente ne mancano altre, solo che però delle famiglie principali, diciamo. Io volevo fare quella degli Arryn ancora e quella dei, come si chiamano? Dei Tarly. Ma non so se farò le altre anche, poi vedremo in futuro magari. Adesso vediamo gli ultimi due che sono questo. Con Arya Stark con scritto A Girl Has No Name. Questa ragazza non ha un nome ed è bellissimo. Io lo adoro. Ecco, lo vedete magari meglio così. No, aspetta, così. Questa ragazza non ha un nome ed è spettacolare. Non vedo l'ora di realizzare lo stampo di questo perché mi piace tantissimo. E per finire, il pezzo più forte di tutti, che è il mio preferito in assoluto, che non c'entra niente con Game of Thrones questa volta, parla di Harry Potter questa volta. Aspettate che sposto un po' così, lo vedete meglio. Ed è questo, che è un pezzo unico, ed è il primo che faccio in italiano, in cui c'è scritto Sei il mio patronus. In un mare di dissennatori. Ho messo qui, ho fatto mettere il disegno del dissennatore col Patronus e questa scritta meravigliosa. Non vedo l'ora di realizzare lo stampo di questo perché mi ispira tantissimo. Poi è meravigliosa questa frase. La uso sempre per descrivere il mio fidanzato. Gli dico sempre che lui è il mio Patronus in un mare di dissennatori. E secondo me è spettacolare. E niente, queste sono tutte le nuove forme. Ringrazio tantissimo Personalizzami. Ovviamente troverete giù in info box tutte le informazioni su Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, dove potete contattarlo. Troverete anche giù in info box i link di Elisa Bisceglia, così potete scrivere anche a lei. Vi ricordo che fa bigliettini da visita, grafiche personalizzate, eccetera, eccetera. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!